Secondo me è un'iniziativa molto molto interessante. Io sono una neolaureata, nello specifico sono laureata in giurisprudenza da 6 giorni, quindi sono contenta di aver avuto questa possibilità di approcciarmi al mondo del lavoro così presto. Poi per noi giovani, che molto spesso siamo disinformati, perché comunque c'è un'informazione comunque non a 360 gradi, è un'ottima occasione per approcciarsi alle agenzie, alle aziende e per capire anche quale possa essere la strada del futuro. Ottima organizzazione, sono colloqui veloci, rapidi, e sono molto contenta e soddisfatta. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. È una buona iniziativa, anche perché comunque a Napoli c'è sempre un problema lavorativo. Spero che loro vi possano dare una mano nel futuro, anche perché, ripeto, sono già troppo vecchio per essere assunto in aziende normali, quindi c'è per forza bisogno di un supporto. Speriamo che loro ce lo diano, sono contento che l'abbiano fatto, soprattutto per un edificio come l'Albergo dei Poveri, che storicamente è qualcosa di fantastico. 3 giorni per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Al Reale Albergo dei Poveri, oggi ultimo giorno per accompagnare nella ricerca del lavoro tutti coloro che si sono presentati ai colloqui, grazie all'adesione delle agenzie per il lavoro più rappresentative. Un'iniziativa del Comune di Napoli che ha organizzato anche momenti di approfondimento per individuare possibilità di inserimento nel mondo lavorativo sulla base delle richieste del mercato. Certamente un'impresa lodevole, è la risposta concreta al mismatching, dove la domanda e l'offerta non si incontravano. Cosa interessante è promossa dal Comune di Napoli, che ha la delega proprio per realizzare, l'autorizzazione per realizzare questa attività, e la fa in maniera anche innovativa, chiamando i privati. Quindi oggi il pubblico parla e collabora con i privati, è il punto di arrivo del mercato del lavoro, offrendo soprattutto ai nostri cittadini delle opportunità concrete di lavoro. Questo è il vero accompagnamento, è un risultato certamente positivo e con orgoglio io dico che è stato realizzato a Napoli in questo momento difficile. Siamo molto orgogliosi di aver potuto realizzare questa iniziativa verso lavoro, perché banalmente aver dato l'opportunità di avvicinare la domanda e offerta del lavoro può essere un'opportunità importante per i nostri concittadini. In questi 3 giorni quasi 1000 persone si sono prenotate e hanno portato avanti dei colloqui con le agenzie per il lavoro, che insieme a noi si sono messe a disposizione per dare un'opportunità lavorativa. Noi ci auguriamo che alla fine dei 3 giorni ci possa essere un report positivo e che qualcuno possa già trovare un'occupazione e possa aver sottoscritto un contratto. Quindi è un'iniziativa che riproporremo per tutti i nostri concittadini, perché ci sono tante opportunità che possono essere offerte. Le imprese hanno bisogno di persone qualificate, quindi attraverso questo e attraverso tante iniziative ci auguriamo appunto di avvicinare e di rendere appunto più concreto il famoso match tra domanda e offerta di lavoro.